lo scorso giugno Beppe Marotta è diventato il nuovo presidente dell'Inter. Tutti i suoi poteri nel nuovo ruolo e le cifre specifiche per la firma. Da amministratore delegato Beppe Marotta si è rivelato un ottimo dirigente. Spesso ha operato con pochi fondi a disposizione, a volte ha dovuto sacrificare dei big e ha costruito una squadra in grado di raggiungere gli obiettivi stagionali e che è entrata nella storia con la conquista della seconda stella, il 4 giugno. Poi, la sua carriera si è ancor di più tinta di nerazzurro con una nomina epocale. È stata, infatti, ratificata la proposta del club di farlo diventare il nuovo presidente, dopo l'addio di Steven Chan e il passaggio della proprietà al fondo americano O3. Marotta ha accettato con grande entusiasmo, ben consapevole delle responsabilità che avrebbe avuto con questo prestigioso incarico e del riferimento che rappresenta per i tifosi e per tutto il mondo nerazzurro. Ora sappiamo anche gli ulteriori poteri che ha acquisito da presidente, oltre che da amministratore delegato, grazie a un report di Calcio e Finanza. Innanzitutto, la carica di nuovo patron del club non comporta di per sé l'attribuzione di alcuna delega gestoria e da accordi con la proprietà Marotta non riceverà nessun altro emolumento per la nuova carica, sulla scia di quanto avvenuto in passato con Toire Chan. Verrà, invece, confermato lo stipendio ottenuto con l'ultimo rinnovo di contratto fino a giugno 2027 per il ruolo di amministratore delegato. I poteri di Marotta, quando potrà firmare i contratti e quando no. L'ordine del giorno del CDA Nerazzurro ha chiarito anche e soprattutto la posizione riguardo le firme dei contratti. Come ha scritto ancora Calcio e Finanza, sono stati conferiti poteri in firma libera per conferire e revocare incarichi e mandati a professionisti, consulenti ed agenti, purché non comportino a carica della società il pagamento di corrispettivi lordi superiori a 5 euro. 000.000000, 5 milioni, su base annua per ogni singolo incarico o mandato, la cifra cambia, invece, per la conclusione di trattative per calciatori professionisti, fissata a 20 milioni di euro e per i contratti di calciatori e allenatori, il cui tetto è fissato a 10 milioni lordi. Infine, si legge che il potere di firma congiunta con il DS Piero Ausilio riguarda un massimo di 10 milioni per i trasferimenti di calciatori e di 5 milioni lordi per i contratti con calciatori e allenatori.